Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Diventa realtà la centrale unica del 118 Pescara-Chieti che sorgerà presso l'aeroporto d'Abruzzo. Si tratta di un passaggio fondamentale nel miglioramento della rete emergenza-urgenza dell'area metropolitana. Il servizio di Paolo Lorenzetti. La centrale unica del 118 Pescara-Chieti da oggi diventa realtà con innumerevoli vantaggi per la collettività, assessore Paolucci. Sì, oggi firmiamo il protocollo d'intesa, finalmente diventa realtà la centrale unica del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza tra la ASL di Chieti e la ASL di Pescara in una posizione baricentrica a servizio dell'utenza e per migliorare ovviamente le prestazioni, in particolar modo della rete di emergenza-urgenza, ma non solo. Non significa, precisiamolo, ridurre le postazioni dei 118. Anzi, quelle vengono totalmente salvaguardate, ma al contrario mettiamo al centro la qualità delle prestazioni da erogare. In sostanza, quando ci sarà un'urgenza, la centrale unica determinerà qual è il luogo nel quale, oltre che trovare adeguata copertura di posti letto, si troverà un'adeguata risposta rispetto al tempo dipendente. Se si tratta di sistema cardiovascolare, si va a Chieti. Per quanto riguarda gli altri due tipi di urgenze, traumatologiche o neurochirurgiche, si andrà a Pescara e credo che sarà un fatto molto molto importante intanto per i cittadini. Questa è una bella giornata perché si compie un bel percorso dove siamo riusciti a mettere insieme esigenze del territorio importanti come quelle chiaramente del servizio sanitario e la centralità dell'aeroporto che è collocato al centro tra l'area di Pescara e l'area di Chieti. E quindi pensiamo che con questo si possa fare sinergia tra i diversi settori e soprattutto migliorare il servizio che naturalmente verrà fornito, in quanto mettendo insieme, creando massa critica tra le strutture di Pescara e di Chieti, ben posizionate con diciamo, tutti i servizi che offre il sito aeroportuale, che è un sito che opera 24 ore al giorno, e quindi penso che con questo non si poteva fare di meglio. L'Abruzzo non chiude le porte ai rifiuti di Roma. Nella nostra regione però probabilmente ci sarà solo il trattamento e non lo smaltimento in discarica. Vediamo. Stiamo valutando la sostenibilità dell'iniziativa sotto ogni profilo, sia sotto il profilo economico-finanziario, quello ambientale, quello istituzionale. I comuni, le realtà adesso stanno parlando, la Sindaca Raggi ha informato di ciò anche il Presidente Lolli, e anche sotto il profilo del costo sociale, tant'è che insieme agli uffici stiamo ipotizzando un'ulteriore quota da aggiungere al semplice costo per il trattamento affinché la regione possa essere sostanziata di un importo poco più che simbolico, ma importante per realizzare un progetto di ulteriore implementazione della raccolta differenziata. Noi negli ultimi 4 anni siamo passati dal 46 al 62%, cosa che la città di Roma non è riuscita a fare. Negli ultimi 2 anni e mezzo è aumentata solo del 2% e veleggia intorno al 40%. Ecco, credo che in questo campo in generale, ma soprattutto in questo campo, chi è virtuoso debba essere premiato e chi virtuoso non lo è, evidentemente deve pagare dazio. Ed ora passiamo alla cronaca. Polizia e carabinieri hanno rinvenuto nella sede di una fabbrica del Pescarese, la cui attività era stata sospesa con provvedimento del prefetto del gennaio scorso, circa 850 kg di materiale esplosivo attivo. Illecitamente prodotto è sufficiente a confezionare almeno 4 tonnellate di artifici pirotecnici. I soci del titolare della fabbrica, deceduto di recente, sono stati denunciati per la fabbricazione di materiale esplodente in mancanza della licenza prefettizia. L'attività di controllo di polizia posta in essere in concomitanza delle feste natalizie e di fine anno ha portato ad individuare la fabbrica di polvere nera necessaria per la produzione dei fuochi d'artificio, con attività produttiva interrotta nel marzo 2018. Il controllo eseguito dai poliziotti della squadra amministrativa e dai carabinieri della locale stazione di competenza, coadiuvati dalla preziosa collaborazione del personale degli artificieri di cui la questura di Pescara è dotata, ha permesso di individuare tempestivamente la ripresa dell'abusiva attività, con conseguente sequestro dell'ingente
ingente quantitativo di materiale esplosivo. E ancora, una donna di Agnone, Giuseppina Orlando, si è gettata ieri a Roma nel Tevere dal ponte di Testaccio. Anche le due figliolette potrebbero essere finite nel fiume. Si indaga per un omicidio-suicidio. Vediamo. La speranza di ritrovare vive Sara e Benedetta diminuisce di ora in ora. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati ad immergersi nelle acque limacciose del Tevere alla ricerca delle due piccole gemelline. La madre, Pina Orlando, 38 anni di Agnone, le ha prese dalla culla alle prime ore dell'alba di ieri, le ha avvolte in una coperta ed è uscita con un proposito terribile. È arrivata sul ponte Testaccio e si è lanciata nel fiume. Un testimone ha assistito alla scena e ha fermato una pattuglia di vigili urbani. L'ho notata sul ponte, ha raccontato. Era immobile nella coperta bianca, poi è come scivolata via. A scoprire la sua assenza era stato il marito, Francesco Di Pasquo, ingegnere e anche lui di Agnone. Ha raccontato della notte trascorsa a dare la poppata alle bambine e di non aver sospettato nulla, ma di essersi svegliato alle 6 e di non aver trovato né la moglie né le figliolette. Le gemelline sono nate premature a luglio. L'ultima aveva lasciato il gemelli un mese fa. La coppia si era da poco trasferita a Roma proprio in vista della nascita delle bambine. Forse qualche difficoltà nel parto e lo stress accumulato in queste settimane hanno avuto un ruolo decisivo sulla drammatica scelta della giovane mamma. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio-suicidio. Il corpo senza vita della 38enne è riaffiorato ieri nella zona di Ponte Marconi, alcune centinaia di metri più avanti a dove lei è saltata nel Tevere. Le ricerche nei cassonetti del quartiere hanno dato esito negativo e il sospetto che Pina abbia deciso di portare via con sé le due gemelline si fa sempre più concreto con il passare delle ore. Dirigenti e sindacalisti dell'UGL hanno voluto fare chiarezza sul percorso accidentato vissuto dall'avvertenza Honeywell di Atessa. L'azienda ora dovrebbe essere riconvertita grazie alla cessione alla Baumark S.p.A. Automotive Solution, azienda leader nel campo della siderurgia. Vediamo. L'UGL ha partecipato in maniera importante ai tavoli del MISE e lì ha ricevuto assicurazioni. Intanto si è stata trovata anche la quadra rispetto a chi acquisiva quel ramo d'azienda, comunque l'importante sito industriale. Siamo molto amareggiati dal percorso che abbiamo dovuto subire rispetto all'ex Honeywell, che in maniera veramente subdola ha portato via tutto quello che c'era qui in Abruzzo, che costituiva una parte molto importante. Azienda ovviamente anche lì leader, ma che aveva un fatturato importante, non era un'azienda in crisi, ma che ha deciso di delocalizzare e portare tutto in Slovacchia. La politica ha fatto male più che poco, perché farsi bocciare la richiesta di un'ulteriore cassa integrazione è cosa grave fatta dalla politica. In gennaio ci sarà questo tavolo in sede regionale dove dobbiamo discutere del piano industriale del piano Baumark per l'assunzione di 160 dipendenti. È un piano complesso e speriamo con la collaborazione dei lavoratori, dell'apporto della UGL e di tutto il Ministero di poter arrivare a un'ottimizzazione del piano stesso e allargare la forbice di 160 dipendenti. Ed ora ci spostiamo a Teramo perché dopo 2 anni di chiusura riapre la Pinacoteca Civica. All'interno opere di artisti importanti che vanno dal 400 al XX secolo. Recuperato il Polittico di Giacomo da Campli. Il servizio di Tania Bonici Castelli. La Pinacoteca di Teramo torna a vivere con un nuovo e prestigioso allestimento di opere che vanno dal 400 al XX secolo. E grazie alla riapertura di questo museo, chiuso da 2 anni, torna a scorrere il sangue caldo dell'arte nelle vene della città. Recuperate da un deposito della sovrintendenza e restituite alla loro bellezza la Madonna del Soccorso e la Madonna del Melograno di Giacomo da Campli, insieme alla Madonna con il Bambino attribuita alla scuola teramana del XV secolo. Pinacoteca Civica, un regalo di Natale per i teramani.
un regalo di Natale, sapendo che la Pinacoteca Civica non finisce con le luci di Natale ma continua la sua attività al di là del Santo Natale. Da questo punto di vista è un regalo, come dire, permanente che la città fa a se stessa, e credo che sia questo un importante risultato. Io vedo, sono pochi mesi che questa amministrazione si è insediata, ci siamo, come dire, applicati a che questo risultato fosse raggiunto con tanta fatica ma anche con tanta collaborazione che abbiamo trovato intorno a noi. Tutte queste cose stanno a significare che la città può ripartire, così come riparte la Pinacoteca Civica. La ripartenza non è soltanto, il nome stesso lo dice, sta a significare che la città non soltanto in questa occasione si riappropria del proprio patrimonio, ma vuole intorno alla Pinacoteca costruire anche un percorso progettuale che, partendo dai più giovani, dalle scuole, dal servizio educativo del nostro polo museale, passi attraverso il coinvolgimento dei cittadini, di altre istituzioni culturali, dall'università alla fondazione, come si diceva prima, alla stessa curia che anch'essa è depositaria di un importante patrimonio d'arte, e insomma attraverso questo insieme di collaborazioni noi pensiamo che la Pinacoteca possa svolgere d'ora in avanti un ruolo dinamico, attivo. Per chi vorrà visitare la Pinacoteca di Teramo sarà proposto un percorso di 50 opere che intrecciano un dialogo tra passato e presente. L'allestimento è stato curato dallo studioso d'arte ascolano Stefano Papetti. Soddisfatto il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che assicura tempi brevi anche per la riapertura dell'importante museo archeologico di Via Delfico. Oggi si riparte così in prossimità del Natale con la riapertura della Pinacoteca, un impegno assunto non solo in campagna elettorale ma un impegno assunto nei confronti della città, contenuto nelle linee di mandato, e che, diciamo così, costituisce un'ulteriore, importante, fondamentale tappa nell'ambito appunto del percorso di valorizzazione di una vocazione culturale che la nostra città ha e su cui deve puntare per poter ripartire come capoluogo di provincia. Ed ora torniamo a Pescara, dove partiranno le misure adottate dal Comune che renderanno la città più fruibile e sostenibile in occasione delle festività natalizie. Mobilità più sostenibile e inclusiva a Pescara per le festività natalizie, attraverso alcuni provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale al fine di rendere la città più fruibile e tutelare la salute pubblica. Per favorire la sosta delle persone e quindi favorire anche le attività che si svolgono sotto Natale, straordinariamente l'amministrazione comunale ha determinato la gratuità del parcheggio nelle aree di risulta della stazione centrale nelle domeniche di dicembre, dalla prossima, cioè da dopodomani, fino appunto alla domenica di gennaio. Quindi lì domenica si parcheggerà gratuitamente nell'area di risulta, questo nella speranza di favorire le attività che ci sono nella città. E inoltre una delibera molto rilevante, molto civile, con un'altra delibera istituiamo la gratuità per le persone diversamente abili di parcheggiare nelle aree a pagamento della città, posto che ovviamente non ci siano presenti posti disponibili nei parcheggi già riservati ai diversamente abili. Quindi qualora il parcheggio per il diversamente abile sia già occupato, potranno parcheggiare liberamente e gratuitamente nelle aree a pagamento. È una delibera su cui il sindaco si era anche impegnato a farla, è una cosa che ho condiviso, penso che sia una cosa bella e civile, e confidiamo anche nella collaborazione della cittadinanza per stroncare certi fenomeni di abuso che, soprattutto in fattispecie come queste, sono particolarmente odiose. Ad Avezzano e a disposizione di tutta la Marsica è stato aperto uno sportello del Corecom Abruzzo. Sentiamo l'intervista del presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci. Ad Avezzano apre lo sportello decentrato del Corecom, che sarà utile non solamente ai cittadini di Avezzano ma in realtà all'intero comprensorio marsicano, dunque un ampio bacino d'utenza, e che servirà essenzialmente a risolvere quelle che sono le controversie tra gli operatori della comunicazione elettronica e gli utenti. Sì, è un modo per essere sempre più vicini alla comunità. Noi registriamo la necessità in alcuni territori di avere una presenza, diciamo, più di prossimità, più vicina, quindi proprio ai cittadini.
cittadini, alle fasce deboli, agli anziani che magari non si possono spostare e che non sanno usare bene la tecnologia. Siccome noi abbiamo introdotto un nuovo sistema attraverso l'autorità garante per le comunicazioni, una piattaforma telematica, quindi la conciliazione oggi si può fare solo esclusivamente attraverso la piattaforma online e non tutti hanno questa capacità di utilizzo della tecnologia. Quindi in questa prima fase abbiamo deciso di ripensare anche a delle aperture territoriali qui ad Avezzano come prima esperienza e per poi ritornare a immaginare anche per gli altri territori la stessa possibilità. E quindi un modo per essere vicini semplicemente come pubblica amministrazione agli utenti. Per quanto riguarda le informazioni concrete inerenti al servizio che sarà comunque a disposizione dell'utenza, dei cittadini appunto avezzanesi o marsicani più in generale, possiamo dire che come funzionerà questo sportello del Corecom, come si avvieranno le pratiche a partire appunto da determinate segnalazioni? Ma intanto diciamo che il Corecom svolge già questa attività da tanti anni, quindi siamo un punto di riferimento riconosciuto, oltre 8.000 conciliazioni all'anno, oltre 4 milioni di euro gli indennizi che dalle compagnie sono tornate alle famiglie e alle imprese abruzzesi. Oggi noi saremo presenti qui con la nostra collaboratrice del Corecom, una dipendente quindi della regione, sarà qui con una volta a settimana nel primo mese, vedremo se c'è risposta e quindi necessità anche eventualmente di ampliare le giornate, ma diciamo è un primo passo importante verso il territorio. Chi verrà qui verrà assistito in tutto il processo, quindi verrà accompagnato nella compilazione di tutte le pratiche per poter aver garantiti i propri diritti. Sapete, i call center rispondono da tutto il mondo ma non rispondono dei problemi. Al Corecom il tasso invece di conclusione della conciliazione sfiora il 92%, vuol dire che chi viene qui risolve il problema. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. Seduta mattutina per il Pescara che continua la preparazione in vista del match di giovedì prossimo contro il Venezia all'Adriatico Cornacchia. Miglioreranno le condizioni del portiere Vincenzo Fiorillo che potrebbe tornare a disposizione proprio per la gara contro i Lagunari. Le prossime sedute saranno decisive. Intanto ieri sera cena di Natale all'hotel ristorante EC di Città Sant'Angelo per il Pescara. Ai nostri microfoni il presidente Daniele Sebastiani che parla al momento dei biancoazzurri e dei possibili movimenti nel mercato a partire da gennaio. C'è stata questa flessione evidente della squadra nelle ultime gare, 18 punti nelle prime 8 partite, 8 punti nelle restanti 8. Proprio nelle ultime ore lei ha un po' bacchettato la squadra e anche il tecnico. Cosa non le è piaciuto in particolare? Ma io non ho bacchettato nessuno, io ho solamente detto e l'ho ribadito anche al mister che se perdiamo quella voglia di fare che abbiamo dimostrato nelle prime partite, quella voglia anche di riscatto rispetto alla stagione precedente, diventiamo una squadra normale e nelle squadre normali possono vincere e possono perdere. Quindi bisogna mantenere quella concentrazione, quella cattiveria agonistica che ci ha contraddistinto nelle prime partite e un po' meno nelle ultime, però è una squadra assolutamente in salute, perché andare a Verona e buttare le ortiche 7-8 palle gol nitide non si può parlare di una squadra che non è viva. Che cosa accadrà nel mercato? Come ho detto a qualche altro tuo collega, le società di Serie B sono anche un po' legate alle liste che hanno, quindi noi prima di far entrare qualcuno dobbiamo tirar fuori qualcun altro, perché diversamente non puoi inserire dei giocatori over. Per esempio Elizalde, Fornasier, Cocco potrebbero essere questi giocatori destinati a partire. Credo che il mister a Cocco abbia dato la giusta importanza. Purtroppo non è riuscito magari a dimostrare il suo valore e magari sarà anche un giocatore che in scadenza ci potrà anche chiedere di andare via prima della scadenza, però questo è tutto da vedere e non è assolutamente un assillo del Pescara. Macin e Gravion sono i giocatori che hanno però più mercato, potrebbe esserci qualche operazione per questi due giocatori, sempre ovviamente pensando di tenerli a Pescara fino a giugno. Non è nostra intenzione liberarci dei giocatori in questa fase del mercato, in questa fase del campionato. Se si potrà mettere in piedi qualche operazione intelligente come solitamente facciamo, perché no, però sicuramente con l'intento di far rimanere il più possibile questa rosa così com'è.
Andiamo in Serie C, venerdì di vigilia per il Teramo che domani alle 14.30 ospiterà al Bonolis la forte triestina degli ex Petrella, Coletti e Steffè. Il tecnico Maurizi sarà ancora privo del capitano Speranza, ma recupera dalla squalifica Ventola che prenderà il posto di Mantini. Nel trio di difesa ci saranno Caidi e Piacentini che guardano con fiducia al match di domani dopo i progressi visti con il Pesaro. No, niente, potevamo dire che sabato comunque c'è stata una prova secondo me positiva di carattere dei ragazzi in un campo difficile, quindi noi dobbiamo cercare di avere più equilibrio possibile all'interno dello spogliatoio e quindi penso che in questo momento ci sia un buon clima tra di noi, quindi quello è l'importante, la vittoria è importante, quindi cerchiamo di prepararci per vincere sabato, ecco. Ma sì, il rammarico ogni tanto ci sta, però penso che il campionato sia veramente molto molto livellato, quindi tolti il nome sulla maglia, il resto alla fine sono giocatori quanto noi, quindi penso che abbiamo dimostrato di fare buone partite anche contro squadre che sulla carta lottano per altri obiettivi, quindi dobbiamo cercare di lavorare pensando che ogni squadra è alla nostra portata. Ecco. Sto cercando di adattarmi ai ritmi di questo campionato il meglio possibile, allenandomi sempre al massimo e per ora i risultati sono abbastanza buoni. Comunque la prestazione di sabato, secondo me, la squadra si è comportata veramente bene e forse meritavamo qualcosa in più. Veniamo anche da un periodo che secondo me le cose non ci andavano bene, ci giravano storte, perché anche se analizziamo le prestazioni, secondo me subiamo veramente poco, però gli avversari ci puniscono alla minima occasione concessa. E quella di sabato invece, secondo me, potrebbe essere, come ha detto lei, che il vento stia cambiando, speriamo, perché magari in altre occasioni avremmo preso gol. Che partita ti aspetti sabato? Una partita dura come tutte quelle che abbiamo affrontato fino adesso, avversario secondo me forte sulla carta, però devono sempre dimostrare di essere più forti, perché abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti tranquillamente, dipende solo da noi. Ultima giornata di andata in Serie D, 6 partite saranno anticipate a domani con 4 abruzzesi in campo. Fare i puntati nel pomeriggio sul derby tra Pineto e Avezzano e la trasferta del Francavilla contro la Savignanese. In serata il Giulianova tenterà l'impresa sul campo della capolista Cesena. Il servizio di Andrea Costantini. Ultima giornata d'andata di Serie D divisa in 2 tronconi per le compagini abruzzesi. Se Vastese e Notaresco saranno regolarmente in campo domenica, le altre 4 anticipano a domani. A nobilitare il sabato l'unico derby, quello del Mariani Pavone tra Pineto e Avezzano. I marsicani di Federico Giampaolo stanno assimilando il cambio societario e la rivoluzione tecnica. La vittoria sulla Vastese è stata fondamentale per corroborare classifica e morale e guardare con più fiducia alla seconda decisiva parte di stagione. La squadra non dovrebbe discostarsi da quella di domenica scorsa. 8 vittorie nelle ultime 10 partite, questo invece è lo score di un Pineto in grandi condizioni, diventata la prima compagine abruzzese del girone e a soli 2 punti dal terzo posto occupato dalla San Giustese. A Maolo dovrà fare a meno degli squalificati Pepe e Amadio, ma il tecnico pinetese non dispera. Abbiamo un organico, altri sicuramente si faranno trovare pronti e poi è un derby, una partita importante come lo è tutte le domeniche. Chiudiamo il girone d'andata e come ho detto in precedenza il mercato si è chiuso, le squadre sono rinforzate, il campionato vero proprio inizia adesso dal primo giorno di ritorno, perché poi si comincia a giocare per degli obiettivi, chi gioca per la vittoria finale, chi gioca per i playoff e chi gioca per la salvezza, quindi portare via punti sui campi di gioco non sarà facile, occorre un'interpretazione, prestazioni importanti.
Appuntamento serale per il Giulianova in casa della neocapolista cesena al Manuzzi Orogel Stadium, ore 20:30. Gli uomini di Stallone cercano l'impresa contro i bianconeri di Angelini, che si portano dietro l'entusiasmo di chi in poche giornate ha messo la freccia su un Matelica in caduta libera e con una vittoria centrerebbe il titolo d'inverno. Nel Giulianova ci sarà un'arma in più, l'attaccante Giordano Napolano, reduce dalla sfortunata parentesi di Vasto, un giocatore che non ha ancora dimostrato di poter tornare decisivo e immarcabile in Serie D come lo è stato ai tempi di San Benedetto. Ora una nuova chance in giallorosso. Anticipo alle 14:30 anche per il Francavilla, che dopo aver trovato i primi gol di Dos Santos e ritrovato la vittoria in campionato, ha l'obiettivo del primo successo in trasferta al centro sportivo di Martorano contro la Savignanese. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19:00, buona giornata.